Benvenuti Nabbie e Nabbe, benvenuti! Avvicina la sedia al focolare! Qui è Frappo con un nuovissimo episodio della maledizione di Naxxramas. Nella scorsa puntata abbiamo completato l'ala degli arachnidi. Nulla può contrastare Nott! Rianima cadavere, potere eroe passivo, quando un servitore nemico muore, evoca uno scheletro 1-1. Visto che questo simpatico necromante tenderà a riempire la sua board con i suoi innumerevoli servitori, seppur dei semplici 1-1, noi cerchiamo di annientarlo molto velocemente. Praticamente ce ne stiamo fregando del suo potere eroe. Garrosh contro Nott, l'araldo della piaga! Un'altra anima per la mia collezione. Vittoria o morte! Il mazzo che andremo a utilizzare quest'oggi è un aggro di Garrosh, ovvero del guerriero, il Pirate Warrior. In realtà stiamo andando appena appena contro tendenza. Visto che Nott, l'araldo della piaga, evoca i suoi servitori 1-1 quando distrugge i nostri servitori, teoricamente avremmo dovuto scegliere un mazzo con dei mostri con tanta salute che non potesse buttare giù. Quindi avremmo potuto scegliere ad esempio un mazzo con il prete. Ma per semplice divertimento, per rendere la sfida un po' più impegnativa, scegliamo un mazzo che non c'entra assolutamente niente con la strategia dell'avventura. In questo caso i nostri servitori non hanno molta salute, quindi dobbiamo fare attenzione a non farli morire in maniera eccessiva, chiaramente. Quindi utilizzeremo qualche arma di quelle che tolgono poco per controllare un minimo il terreno in modo tale da non farci uccidere i nostri servitori. Il Pirate Warrior è un mazzo che rientra in quella categoria o la va o la spacca. Per intenderci, o vince in maniera rapida o non vince semplicemente. In questo caso il bucaniere acqua nera ci ha dato un aiuto importantissimo. Quel +1/+1 aggiunto ai nostri pirati, oltre a fornire una fonte di danno aggiuntiva, ci aiuterà a resistere agli attacchi dei servitori avversari e ci prolungherà la vita dei servitori stessi, impedendo all'avversario di evocare troppi 1-1. Quindi esorto tutti i bambini che ci stanno guardando a non farlo da casa. Mi raccomando, scegliete un mazzo prete con servitori molto grossi. Un Dragon Priest sarebbe perfetto, che tra l'altro è il mio mazzo preferito. Visto che Nott utilizza i segreti di Jaina, probabilmente il segreto che ha attivato sarà il blocco di ghiaccio che gli regalerà un turno aggiuntivo, impedendo a noi di chiuderla in questo turno. Ah, ricordo che il Pirate Warrior, il mazzo che stiamo utilizzando, chiaramente è in formato wild, come ti sbagli? Sono vecchio, ragazzi, scusate, non riesco a stare spesso al passo con i tempi. Ok, Nott ha utilizzato il blocco di ghiaccio, ma a meno di miracoli strani non dovrebbe avere nessuna possibilità al turno successivo. Vabbè, annientato completamente, ok? Dai. Il nostro esperimento, seppur un po' particolare e avventato, è riuscito. Mentre noi lo sbeffeggiamo, come è solito fare, noi ci salutiamo qui. Sorgete, miei soldati! Levatevi per combattere ancora! Nessuna pietà! Nel prossimo episodio affronteremo la seconda sfida dell'ala della pestilenza con Aegon l'impuro. Nella morte. Vittoria! È decisamente la sua giornata. No. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Scriveteci nei commenti se avete delle domande o dei suggerimenti riguardo la rubrica o qualsiasi altra cosa che vi venga in mente. Come ad esempio, cosa mangia a colazione un nabbo doc di Tubo Nubo? Cavolate a parte, iscrivetevi, stalkerateci, noi siamo presenti su tutti i social possibili, immaginabili. No, è vero, siamo presenti in Facebook, Instagram, e su IGTV e chiaramente su YouTube.
Mi raccomando, non perdetevi la rissa presentata da Asgorath ogni settimana. Spero che questa rubrica sia stata utile, ma soprattutto che vi diverta. Credo di aver detto tutto? Penso di sì. Mi sono dilungato anche perché il video tanto è durato veramente poco, la battaglia l'abbiamo annientato completamente. E nulla, noi ci vediamo quindi alla prossima puntata. Un saluto dal vostro Frappo. Bella a tutti!